piacere per svolgere il servizio religioso in mezzo a questa popolazione. E ne approfitto per parlare con questi amici che mi hanno sorpreso nella mia meditazione, per dire anche a voi quanto è importante accorciare la distanza con queste zone terremotate, venire fisicamente qui, ascoltare le storie delle persone e non tanto e non solo quello del dramma del terremoto, ma di quella sapienza di poter vivere in luoghi come questi che nei nostri, per esempio, centri urbani o comunque nella nostra cultura ormai industrializzata abbiamo perso. Qui il vescovo, per esempio, sta cercando in qualche maniera di coniugare i primi rudimenti di quell'encilica del Papa della Laudato Certo, Si, sì, che cerca di conosco. riposizionarci ecologicamente. Esatto. Sono piccoli segni, sono stimoli, perché tutti possiamo ripensare il nostro modo di vivere, il nostro stile di vita. E allora potreste sorprendervi di quanta sapienza tra queste rovine, tra queste ferite, uno può trovare. E per cui vi invito, venite, non perdete tempo, parlate con questa gente e rimettete mano al vostro stile di vita. Pace e bene. La ringrazio. Grazie a tutti, arrivederci.